Buongiorno ragazzi e ragazze, allora video prodotti, è un bel po' che non ci vediamo, ho avuto un po' da fare ovviamente, non è che si vive di acqua. Volevo fare questo video un pochino più acconciata sabato sera, soltanto che è iniziato, oddio come si chiama, Ulisse il piacere della scoperta, sì. E ormai sono 2 settimane che mio padre il sabato sera, quando io mi preparo e ascolto la televisione, si piazza in camera e non se ne va. Se lo vuole vedere con me. Vabbè, spero che questo sabato cambi idea, perché vorrei proporvi un make-up che ce l'ho in testa da un po' di riprodurre. Comunque speriamo, incrociamo le dita. Allora, prodotti finiti. Allora. Questo è una base smalto della Essence, l'anti-split. Come potete vedere non è finita, soltanto che probabilmente il calore l'ha letteralmente fatta diventare solida ed è difficile da stendere. Guardate qua che cosa combina, quindi mi dispiace non averla finita, sarò arrivata a metà, era da 8 millilitri, quindi ne ho consumato solo 4, però è impossibile da stendere, si fa il pastone, incredibile. Ci sono rimasta male perché all'inizio lo trovavo molto, molto buono come prodotto. Poi ho finito questo smalto della Revlon, il numero 886, Bronzed and Pricey, credo che si pronunci così. Non è proprio finito, soltanto che io ora con la luce di contro riesco a vedere l'altezza del prodotto. Non è finito, soltanto che è così poco che ho avuto difficoltà anche a stendere l'ultima mano che ho fatto sabato. L'ho fatta sia alle mani che ai piedi e ho avuto difficoltà, quindi immagino che se me lo conservo, ci riprovo un'altra volta, non riesco a finire tutte 10 le dita. Poi ho finito sempre della Essence il top coat mattificante. Ne voglio andare a comprare un altro perché io li adoro, questa forse è la seconda boccetta che finisco. Mi piace molto l'effetto, anche non tutta l'unghia, solo la punta, o soltanto l'unghia lasciando la punta, così dice, oddio, lucida, non mi viene il termine. Mi piace, quindi vorrei andarla a riprendere, anche se ho visto che anche la Kiko ne ha fatto uno. Soltanto che io ho più vicino l'Essence che la Kiko devo arrivare, devo più lontano, sì. Invece l'Essence ce l'ho in città, ne ho 2 punti vendita Essence, però se mi trovo al centro commerciale dove c'è la Kiko vorrei provare quella Kiko. Poi ho finito questo cremottone da 300 ml della Stenom, è un cremone per il corpo, per un po' per tutto, per le mani, i piedi. Questo non ve l'ho fatto vedere quando l'ho preso dalla nonna, perché nonna aveva mandato, stava a casa, gironzolava a destra e a sinistra e poi alla fine io ero rimasta senza crema e me lo sono fregato, per parole, perché era in casa alla merce di tutti. Quindi posso dire l'ho finito io, perché era da poco aperto, l'ho concluso tutto io. Questo l'ho iniziato a usare prima dell'estate, poi ovviamente in estate questo prodotto è troppo cremoso e l'ho un attimo abbandonato, ho utilizzato al suo posto i vari doposole. Ne abbiamo consumati in casa almeno 2-3, non mi ricordo. Sarà fatto tanto male, a settembre è ancora bella bella abbronzata per il mio colorito. Ma comunque questo diciamo che è un buon prodotto invernale, perché è bello bello cremoso, bello idratante. In estate lo si sente troppo che la pelle lo caccia, quindi non mi piace, però in inverno è stato favoloso, è ottimo anche come crema idratante per le mani, per i piedi, i talloni dove sono le parti secche, i gomiti, le ginocchia. Veramente è un buon prodotto. Poi ho fatto un po' di acquisti, shampoosaglie per capelli, sono stata al negozio tutto 50 centesimi, ho fatto man bassa di cose. Prima di tutto ho comprato questo coso pieno di mollettine, queste che io adoro. C'è un dentino rotto, che palle, anzi no, è stato, non capisco se è rotto, boh, vabbè.
Comunque sono 1, 2, 3, 4, 5, sono 10 mollettine a 50 centesimi. Io le trovo comode perché quando non voglio piastrarmi o comunque sistemare tutti i capelli, la piasto soltanto le ciocche davanti, tirando indietro da qua, mi sento ordinata per andare all'università, andare in giro, però non ho il bisogno di fare la piastra o arricciarmi tutti i capelli, perciò mi piacciono un sacco. Poi ho preso due di queste, sono bellissime, c'hanno i brillantini e poi c'hanno una rosellina, ma sono troppo carine. Per lo stesso principio, mi piacciono. Poi, ancora in blu, questi due fiocchetti in tessuto imbottito con questo meccanismo di chiusura. C'hanno anche i brillantini, sono carini. Non li ho ancora usati perché questo tessuto imbottito mi sa tanto di inverno, quindi quest'inverno metterò. Ok. Poi, non mi ricordo quando le ho comprate, sempre al negozio 50 centesimi, quindi non più di un euro. Poi ho preso questa confezione da 4 a 1 euro, sono due serie di mollettine in giallo e in rosa, sempre con questo principio di chiusura. A me piace un casino. Poi ho preso un elastico semplice arancione dorato, per una coda alta, per chiudere uno chignon, sono comodi. E poi ho preso due mollettine di quelle clip a 1 euro con i brillantini rosa. Ne voglio andare a prendere altri, un'altra confezione di queste perché mi piacciono un sacco. Poi ho comprato, mamma mi ha preso la crema della Leocrema per il corpo, fluido idratante, effetto seta, idrata 24 ore, vitamina E, proteine della seta, latte di mandorle, per pelli normale, pelle perfettamente liscia e vellutata. Ha un bellissimo odore, poi vi farò sapere com'è. Poi sempre mamma mi ha comprato una crema idratante per il viso, perché quella che ho sta per finire, della Aveeno Active Naturals PF 15. Se c'è scritto in italiano, vabbè, è una crema idratante. Ah, riduce visibilmente i segni dell'età, quindi anti-age. Sono 50 ml, durerà parecchio. Mi sembra strano, le creme per il viso che sono 30 massimo. Buono. Poi ancora, da tutto 50 centesimi, ho comprato queste Andaradan di spugnette doppie, sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sono 8, io uso pochi pennelli, non ne ho molti per applicare l'ombretto, non mi piace, preferisco la spugnetta, la trovo più comoda, più pratica, e poi è una cosa che una spugnetta tutti la sanno usare. Il mio canale, come sapete, ha un'impronta trucco, tra virgolette, per tutti. Cioè io so, ho visto tra le mie amiche, mie sorelle, cugine, eccetera, le persone come si truccano realmente, usano le dita, usano le spugnette, non usano 700 miliardi di pennelli, 47 miliardi di pennelli per sfumare, per applicare, eccetera. Due o tre pennelli buoni da sfumatura e poi per applicare questa. Io mi trovo bene. Di solito prendo quelle che sotto c'hanno anche lo sfumino, così quando proprio sono di frettissima, da una parte applico, dall'altra sfumo, lo faccio in un secondo. Però non le ho trovate, di solito le prendevo in un altro negozietto, solo che se non sbaglio è chiuso. Le devo cambiare quelle che tengo, non ne ho più a casa di scorta, quindi sono andata a comprare 50 centesimi. Poi sono passata all'idea bellezza e ho comprato le spugnette in latte. Credo che siano in lattice della Vantage. Già le ho provate, mi piacciono. Erano queste, non mi ricordo se erano queste o un altro marchio. Boh, se non sbaglio erano queste. Boh, non mi ricordo. Quanto le ho pagate? 3,80 euro.
40. L'altro pacchetto, sempre da 4, l'ho preso forse più di un anno fa e ancora ne ho una. Perché sono... Si puliscono velocemente, non si usurano più di tanto. Io quelle che ho buttato, perché ormai me ne è rimasta dell'altra confezione solo una, l'ho buttata perché la sentivo un pochino che aveva preso un odore strano. Comunque la uso bagnata, poi la tengo da parte nell'asciugatura, comunque non si asciuga perfettamente, può capitare che si formano batteri e muffe. Quando sentite, scusate la brusca interruzione, avevano citofonato, ma non ho lo spioncino. A volte capita che in questo orario arrivano persone un pochettino che non ho voglia di stare lì a discutere. No, non voglio questo, no, non voglio quell'altro. Comunque stavamo parlando delle spugnette. Quindi quando sentite puzza di muffa che si sta consumando pure sotto le mani, la sentite che è differente, buttatela. Non la lavate, non la disinfettate, buttatela. Quindi niente, sembra qualcuno di scorta. Poi ho sempre da idea bellezza, ci sono passata un'altra volta il giorno dopo, perché l'avevo vista sapendo che non ero sicura, perché già ne ho una. Ho comprato un piegaciglia, però io ho il piegaciglia piccino, invece ho comprato questo che ha intero occhio. La forma mi sembra ottimale per il mio occhio, poi vediamo. Questa è della Chromomet. Non so come si pronunci, e l'ho pagato, per questo non ero sicura, pensavo che avevano sbagliato a mettere il talloncino, l'ho pagato 1,95 euro, ma forse hanno sbagliato, non volevo chiedere, mi scocciavo, e l'ho fatta, boh, fa niente. Poi sono tornata, visto che avevano sistemato l'espositore, effettivamente è 1,95, allora l'ho comprata, perché se non sbaglio quella della... Oddio, come si chiama? Dell'H&M pure costa poco. Solo che io ho H&M dove sta pure Kiko, però non c'è tutto le cose per il trucco. Abbiamo solo alcune cose. Invece questo qua 1,95 è perfetto. Poi recensioni. Abbiamo da recensire lip gloss extra volume della Kiko, il numero 17. Allora, questo potete vedere, è arrivato qua, perché quest'estate quella la druccola è mia sorella, prima me l'ha regalata e poi quest'estate se l'è consumato lei, l'ha usato tutti i giorni, io l'ho messo pochissime volte perché non sempre uso il rosso, non sempre uso il volumizzante, non sono uscita troppo, quindi l'ho usato relativamente poco, però l'ho usato tanto da poterlo testare. Invece mia sorella se l'è consumato. A un certo punto mi sono anche incazzata e ho detto: ma niente, non lo voglio più. Poi me l'ha restituito. Comunque è un lip gloss che dà volume, ma non dà volume, da 6,5 ml. Ha l'applicatore in spugnetta che è abbastanza lungo confronto al dito. È un bel colore, non è proprio un rosso rosso rosso, è un rosso fragola con tanti micro glitterini. Allora, questo è il colore, non so se notate i glitter, è veramente stracolmo. La cosa che mi spaventava di questo lucidalab, lo vedevo troppo, come dire, liquido. Avevo paura che mi trovassi dopo un po' con tutti i lucidalabbra colato, tipo trucco di Halloween. Allora la prima volta l'ho provato a casa, l'ho messo su, l'ho tenuto 2-3 ore, non si è mosso perché non è uscito fuori dal contorno, non so il motivo, è rimasto lucido, è rimasto così gloss, però non colava. Perfetto. L'ho portato nelle ore calde di sera. L'unica cosa che rompe le scatole è quando c'è vento, oppure vado sul motorino, i capelli vanno a fine sopra, faccio tutta la strisciata di fili di colore, però per il resto è buono, ha anche un buon odore, ah, un odore lieve di bubble, quella là, la fragola, tira un po' di menticello oggi. Però mi è piaciuta molto, sì. Non mi ricordo il prezzo, vabbè, non lo so, non l'ho voluto controllare, visto che è un regalo, non ho controllato. Però sono ottimi, veramente.
Ultimo prodotto da recensire del video è questo smalto della Debbie Color Play 61. Smalto ultra brillantezza e a lunga tenuta. Allora, il colore dello smalto è questo. Spero che si veda. È uno smalto verde prato con tanti glitterini dorati che sull'unghia, se non li guardate alla luce del sole, non si notano. Però, quindi di sera, con la luce artificiale, da lontano, non si notano. Ma alla luce del sole escono anche a distanza. Si vedono questi micro glitterini dorati che sono veramente carinissimi. Vi faccio vedere il pennellino. Un attimo che lo pulisco. Classico pennellino tondo, abbastanza lungo, quindi si riesce a colorare l'unghia tranquillamente. Non macchia, anche se io sotto metto sempre la base o trasparente o bianca o bianco latte, metto sempre la base. Vediamo un pochettino come si è comportato, perché l'ho messo per testarlo un po' di tempo fa, me ne sono scordata, ma ho il mio bigliettino con i miei appunti. Allora, dagli appunti: asciugatura rapida in 3 minuti e asciutto, ma alla prima passata è omogeneo, però è un po' trasparente. Alla seconda è ottimale, copertura buona, non lascia righine, eccetera. In punta al secondo giorno si è scolorito ed è rimasto, cioè ha perso colore piano piano, però si è scheggiato al quinto giorno. Io sono stata dal secondo al quinto giorno che mano a mano che mi lavavo le mani, eccetera, il colore continuava a togliersi, si scoloriva in punta. Però poi alla fine si è scheggiato al quinto giorno, quindi è un buon risultato. L'ho provato, la prova l'ho fatta senza top coat, con un top coat dura parecchio. Oh, ok, video finito, io mi vado a lavare, mi stacco questo e poi vado a lavare le mani e continuo a studiare. Vabbè, non riesco a staccarlo. Ci vediamo nel prossimo video, incrociamo l'idea che sabato papà mi fa fare il video. Se no lo faccio muto con la mia voce sotto dopo. Pure si potrebbe fare, ma vediamo. Ora vi mando un bacione, vi auguro un buon inizio settimana e ci vediamo nel prossimo video. In gamba, ciao ragazze, ciao ragazzi.